Shade in TV si trova nel comune di Torri Maggiore, in provincia di Foggia, in una strada comunale, contrada Simeone, al chilometro 1.50. Siamo nelle campagne di Torri Maggiore, dove questa mattina alle 7 un agricoltore del posto si era recato nel proprio uliveto per procedere ad un trattamento all'uliveto stesso. Si è avvicinato ad un pozzo per prelevare dell'acqua con la pompa, quando affacciandosi si è reso conto che appunto in fondo al pozzo stesso c'era un cane. Quindi la presenza di un cane, prontamente l'agricoltore ha allertato la polizia locale, che ha attivato e ha chiesto l'ausilio a sua volta dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo. Come potete vedere dalle immagini, è arrivata la squadra dei caschi rossi, che sta procedendo adesso a salvataggio. Chi si sta infilando nel pozzo? Deve andare in due, cioè. Un vigile del fuoco. Un'operazione delicata, delicatissima, è presente nel frattempo, ricordiamolo, anche l'associazione EMPA con il presidente. Cioè, per imbracarlo il cane, qualcosa. Ecco, hanno praticamente. Ecco. L'ho coperta, forse è presente. Un vigile del fuoco, attraverso una scala e una corda, sta procedendo al salvataggio del cane. La squadra sta operando, riprendiamo in diretta. Un'operazione delicata. Vuoi mettere la coperta addosso? Se vuoi mettere la coperta pure per... Sì, di velocità, ragazzi. Prima si è fatto in braccio. Il presidente dell'EMPA, Antonio Tancredi, è qui accanto a me. Ci spieghi, presidente, è già capitato? È capitata un'esperienza simile? Sì, è già successo un'altra volta, però dall'altra parte di Torri Maggiore. Però a differenza di questo pozzo, quello era un pozzo a livello terra. Quindi noi abbiamo fatto la segnalazione e i vigili sono intervenuti e ha fatto fare... Operazione andata a buon fine in quell'occasione? Sì. Adesso, ecco, questo è un momento veramente... È emozionante perché il vigile del fuoco, che si era calato nel pozzo pochissimi minuti fa, ecco qui il cane è salvo. Una coperta lo avvolge, portata appunto dall'associazione EMPA. È spaventato, logicamente, però è salvo. Spaventato ma salvo. Il cane. Ecco, lui è il vigile insieme alla squadra che ha salvato il cane. Un cane che apparentemente è tranquillo. Non è spaventato, perché comunque è stato salvato. Grazie alla segnalazione, ricordiamolo, di un agricoltore che questa mattina l'ha ritrovato nelle campagne di Torri Maggiore, Fernando del Forno, credo si chiami, è presente qui, l'associazione EMPA, i caschi rossi, la polizia locale di Torri Maggiore. Nel giro di 2 ore è stato portato a compimento questa che possiamo definire, ecco,
buona azione. Chiamo Angelo Marinelli, fa su, te lo facciamo, portiamo da Angelo. No, no. Ma verrà trasportato presso il veterinario. Adesso ecco, l'associazione, un componente mi dice che il cane verrà trasportato dal veterinario a Torre Maggiore, che appunto procederà a visitarlo. Bene, operazione riuscita, chiediamo al responsabile del distaccamento. Tutto bene, con grande soddisfazione e grazie a tutti della collaborazione. Grazie. Grazie per il lavoro svolto. Via. Via, togliete che deve... Adesso l'Ente Nazionale Protezione Animali, ENPA, si prenderà cura di questo cane.